siamo tornati a Civate, dove fervono i preparativi per la realizzazione del nuovo video della quarantena. Questa volta siamo riusciti a intervistare in via del tutto in esclusiva alcune coriste alla quale abbiamo chiesto come si stanno preparando per conquistare il ruolo da protagonista. Ecco a voi il servizio di Alessandro. Come ti stai preparando per conquistare il ruolo di solista? Tengo la mia voce in allenamento tutti i giorni. Mi sto preparando con delle sessioni durissime di riscaldamento vocale in questo ambiente protetto, ricco di aria pulita che fa bene ai polmoni. Ho la fortuna di avere il mio vocal coach. Non dimentichiamoci però dell'allenamento sugli attacchi, quelli sono fondamentali per un buon solista. E quindi più o meno 4 ore al giorno ci alleniamo per prepararmi al meglio per ottenere la parte da solista. Inoltre in questo periodo di reclusione canto spesso con i miei fratelli, sperimentando cose nuove, armonizzazioni delle voci e stili diversi, per esempio. Inoltre ho questo intruglio, una ricetta super segreta di famiglia che è un toccasana per la mia gola. Pensi di avere delle chance? Certo che sì, penso di avere un buon timbro, un'ottima intonazione e soprattutto di essere molto versatile. Beh, innanzitutto per la mia bravura e soprattutto perché il mio timbro vocale è molto particolare, sono una donna tenore. È una cosa mai vista, una cosa innovativa e non ci si può perdere di certo questa occasione. Sì, credo di avere parecchie chance perché canto da tanti anni in questo gruppo e perché ho sempre avuto molta passione e molta costanza. Hai già avuto esperienze da solista? Ho iniziato a fare musica quando avevo 3 anni. Soprattutto quando ero piccola, molto più piccola, perché io sono partita veramente giovane, avevo 6 anni. Io non ho ancora avuto esperienze di canto solistico, ma questo era tutto nei miei piani, era una strategia. Ho sempre cantato in un coro, ma ho avuto diverse esperienze anche come solista, non solo all'interno del gruppo in cui cantavo, ma anche in altri contesti. Credo per questo motivo di avere ancora più possibilità. A 10 anni mi hanno ingaggiata per incidere dei dischi per bambini. E durante le superiori ho vinto diversi concorsi come solista. Sì, ho avuto parecchie esperienze come solista all'interno del mio gruppo. Infatti ho sempre cercato di tenermi nascosta, di non far capire la mia bravura agli altri cantanti del coro per cogliere il momento esatto, e il momento esatto è proprio giunto. Nonostante la mia giovane età ho molta esperienza. Ovviamente penso di avere delle chance. Penso di poter ottenere un buonissimo risultato. In fondo io sono una stella nascente ed è risaputo che le stelle nascenti colpiscono molto di più il pubblico e la critica rispetto alle cantanti già conosciute. In 4 parole, perché pensi di poter ottenere la parte? Si tratta di una canzone che va cantata col cuore e quando si parla di fare proprio un brano ed emozionare, io penso di essere la più indicata. Ritengo di dover ottenere la parte perché... non c'è un perché, basta ascoltare la mia voce. Non erano proprio 4 parole, ma va bene. Come abbiamo visto, la sfida è agguerritissima e vedremo chi avrà la meglio. Hanno anche aggiunto che la data del nuovo video non è stata ancora stabilita, ma sicuramente uscirà settimana prossima. Ancora una volta da Civate è tutto. Ti restituisco la linea.